Diritto e democrazia sono questi due binari su cui viaggia il libro di Benito Melchionna, magistrato di lungo corso e raffinato poeta. Una revisione attenta del processo subito a Malta dal Caravaggio nel dicembre 1608. Storia ambientata 400 anni fa, ma molto attinente alla giustizia di oggi. Il tutto nasce dalla mia aspirazione a rendere teatrale la giustizia, perché in realtà giustizia e teatro più o meno si assomigliano. Ci sono molte similitudini tra la giustizia, perché sono due riti. L'unica differenza è che il rito giudiziario normalmente non risolve i problemi, aggiunge pena a pena, mentre il teatro è purificatorio appunto dal punto di vista, perché credo che poi l'arte trionfa quando la vera arte trionfa sul diritto, trionfa sul diritto. E quindi è nata la vocazione, dalla mia vocazione ad amare il teatro e soprattutto a vedere nelle cose dell'arte il segno del destino eterno dell'uomo. Caravaggio è un personaggio che si presta a meraviglia, a una rappresentazione teatrale, perché per il suo carattere intemperante, rissoso, anche introverso, in parte subì nella sua brevissima vita, non arrivò neanche a 39 anni, moltissimi processi. Però molti processi sono già ben noti, tra cui quello che subì a Roma nel 1606 per la morte e l'uccisione di Tommassoni, di Ranuccio Tommassoni, si sa tutto, abbiamo gli atti, io l'ho letti tutti. Poi nel 608 subì invece un processo a Malta e questo processo non mi ha mai convinto, nel senso che c'è stato sempre qualcosa che non mi ha mai dato una giustificazione di quella condanna infamante come membro putrido e fetido, con l'espulsione dall'ordine militare di Malta, dove si era rifugiato per le sue grandi amicizie che aveva soprattutto Costanza Colonna, la marchesa di Caravaggio che l'ha assistita, eccetera. Allora apro quindi un dibattito attualizzando quella vicenda per capire se alla stregua della sensibilità di oggi, giuridica di oggi, noi assolviamo o condanniamo ancora Caravaggio. Lascio quindi aperto la soluzione, affidandola alla valutazione di una giuria popolare. L'idea è nata dai continui contatti che ho avuto con Benito Melchionna, il quale non ha mai dimenticato la sua terra natia ed è stato in costante contatto con me e ho potuto scoprire il personaggio. Benito Melchionna è un personaggio che fra poco scopriremo la sua grandezza e ha fatto tante cose. Lei sa che è procuratore della Repubblica, è stato procuratore della Repubblica di Crema e che attualmente ricopre l'incarico di procuratore aggiunto della Corte Suprema di Cassazione. Pertanto, tra le tante sue opere che lui ha pubblicato, il minimo che l'amministrazione comunale potesse fare, essendo lui nato qui a Castelbaronia, è presentare una sua opera nel paese che l'ha visto nascere.